Grazie Presidente. Non so se dichiararmi soddisfatto o meno, nel senso che accolgo una novità, nel senso che nell'ultima interrogazione l'assessore Gianpedrone ci aveva comunicato che la decisione, cito il verbale del Consiglio, perché diciamo mi sembrava di non avere una buona memoria, che in accordo con l'Avvocatura regionale i nostri uffici avevano deciso di predisporre tutto, attendere l'esito definitivo della valutazione da parte del Tribunale delle Acque e immediatamente dopo, se l'esito fosse stato il via libera di tutti, con tutti gli interventi propedeutici, avrebbero dato il via alla gara. Adesso prendo atto che in realtà la posizione di Regione Liguria è cambiata e che quindi, qualora arrivassero i soldi da Città Metropolitana, l'opera andrebbe avanti indipendentemente dal Tribunale Superiore delle Acque. Se non ho capito male, questa è la nuova posizione di Regione Liguria sull'opera: andare avanti una volta che si sbloccano i fondi dalla Città Metropolitana alla Regione. Prendo atto anche del fatto che ci siano stati diversi solleciti e conosco bene anche uno dei problemi, cioè quello che togliere dalla disponibilità di cassa della Città Metropolitana un finanziamento così complicato rischia di essere, diciamo, pregiudizievole per gli equilibri di bilancio della Città Metropolitana. Suggerisco, visto che adesso c'è magari una disponibilità maggiore e di coerenza politica amministrativa con la Città Metropolitana, di valutare un procedimento di rateizzazione in modo tale che gli equilibri possano essere, si possano trasferire i fondi tranquillamente da una parte all'altra. Mi domando, diciamo così, perché al netto dei solleciti, non so se sia stato fatto, se non si è costruito un tavolo per capire come trasferire questi fondi. Lo dico perché temo che poi potrebbe essere una, diciamo così, giustificazione piuttosto debole quello dello sblocco dei finanziamenti, considerato il fatto che la Regione ha dei poteri molto importanti in tema di difesa del suolo e che quindi potevano, se c'era una volontà politica, andare con una maggiore determinazione su questo tema. Però prendo atto che la Regione Liguria, se arrivano i fondi, va avanti prima ancora del Tribunale Superiore delle Acque e vedremo in che tempi arriveranno i fondi.